Carissimi, bentornati o benvenuti anche ai già iscritti in quello che è il mio nuovo angolo di studio. Sto cercando di migliorare la situazione e comunque spero che vi piaccia, devo solamente sistemare un po' le mensole qui dietro. Ma bando alle ciance, vi avevo promesso la prova di volo del K911 Max che è qui con me. Ve lo faccio rivedere nuovamente per chi si è perso il video di, diciamo, presentazione, ve lo metto in alto a destra in descrizione, invece appunto lo guardiamo molto brevemente e poi lo andiamo a provare. Vi dicevo essere un drone molto economico, si trova a circa 100 euro, forse anche un pochino di meno. Se trovo un coupon sconto ve lo lascio in descrizione. Arriva nella sua solita valigetta e vi dico subito che è un po' questo è il sensore anticollisione, vedete, con la camera dall'alto che si applica qua sopra semplicemente con una pressione. Il drone purtroppo non ha una scheda di memoria interna, il che significa che tutti i video verranno come al solito registrati tramite la memoria, diciamo, del cellulare, quindi dello smartphone, e il video in diretta che andrà tramite wifi, e quindi tutti i lag e tutto quanto si vedranno. Lui non è sicuramente, benché sia spacciato come al solito per drone da grandi risoluzioni, addirittura fotografie in 8K, lui sicuramente più che altro è un drone da principianti, perché vola in GPS con ritorno a casa automatico, ha i motori brushless molto buoni, una batteria LiPo 2S e, appunto, vi dicevo, come nell'altro video, il sensore anticollisione superiore che si muove a seconda della direzione che noi daremo con il radiocomando. L'apertura dei bracci del drone è molto solida e vediamo di accenderlo, perché vi faccio vedere proprio molto rapidamente questo discorso del sensore anticollisione, che appunto si manovra praticamente in automatico a seconda appunto della direzione che diamo al drone. Scegliendo, ad esempio, adesso siamo al chiuso chiaramente, togliamo il GPS, lui quindi è in grado di volare anche al chiuso. Vediamo, armiamo i motori senza neanche applicazione in questo caso. Ve lo faccio vedere filmando con lo smartphone. Vedete che se io provo, eccolo qua, ad andare a destra o a sinistra, vedete che lui si sposta, e quindi questo sensore anticollisione, se andiamo dietro, lui fa un 360 gradi e si sposta. Sentite anche il rumorino del motorino all'interno. E sembra funzionare bene, almeno questo sistema sembra funzionare bene. Vedremo però poi se effettivamente lui funziona, il sensore soprattutto. Non c'è molto di più da farvi vedere al chiuso di questo dronino. Vi avevo promesso appunto di farvelo vedere in azione, e quindi non rimane che andare fuori, mettere in moto tutto, fare tutte le calibrazioni del caso e vedere come vola. Mi devo sbrigare perché qui in Svezia nel mese di maggio è un po' come il nostro tempo in marzo, marzo pazzo, quindi potrebbe venire a piovere da un momento all'altro, però non c'è particolarmente vento e è un ottimo momento per fare questa prova. Ma come vedete, ragazzi, spero che mi sentiate, perché poi alla fine si è alzato anche un po' di vento. Abbiamo già il ritorno video, lui chiaramente genera una rete wifi, e qui possiamo passare da GPS in modalità dentro casa. In questo momento non abbiamo alcun GPS, ma dobbiamo calibrare la bussola premendo questo tasto. Quindi facciamo la consueta calibrazione. Sentiremo il primo beep, poi lo mettiamo con il muso all'insù e attendiamo il secondo beep, come ha fatto in questo momento. In questo momento la bussola è calibrata correttamente, ma non abbiamo ancora nessun satellite agganciato. Attendiamo giusto un attimino. Non mi aspetto una velocità di aggancio dei satelliti simile ai droni più costosi, figuriamoci ai DJI. Possiamo provare. Una cosa che possiamo fare, anzi, io la proverei quasi subito, è partire in modalità manuale senza GPS e poi passare anche in volo, perché possiamo passare anche in volo in modalità GPS. Lui nel frattempo, ecco, neanche a dirlo, ne ha trovati 8, adesso sono 9 satelliti. Direi di provare ad alzarci.
e facciamo un decollo automatico con la slide. Vediamo. Allora, no ragazzi, il vento si è alzato e neanche di poco in realtà. Non so se lo sentite sul microfono della GoPro o sul microfono dello smartphone che sta registrando lo schermo. Giro un pochino il drone, lo abbasso un tantinello, vedete lui come si inclina. Io ragazzi spero davvero il vento. Vedete come è inclinato per contrastare la velocità del vento. Ecco, vedete, possiamo anche abbassare la gimbal, anche se lui lo fa a scatti, alzarla e abbassarla. Ad ogni modo, come vedete, lui adesso mi ha riconosciuto, il sensore anticollisione mi ha riconosciuto. Infatti, lui, vedete ragazzi, che a parte che lui muove il sensore, vedete se prova ad andare indietro, a destra, a sinistra, vedete, lui sposta il sensore per guardarsi attorno. In questo momento lui mi sta avvisando che c'è un ostacolo, ossia sono io. E ragazzi, è una figata perché vediamo se va avanti soltanto manetta e lui non viene avanti. Adesso mi devo spostare perché arriva un'automobile, quindi lo mandiamo avanti, altrimenti eccolo qua. Ragazzi, funziona. Tornerei indietro, vedete che tornando indietro vedete che, ecco, adesso lui è in volo GPS, non rileva nulla, ma se io vengo indietro verso di me, lui gira il sensore e mi rileva. E nonostante la manetta, lui si ferma. Vedete, va a scatti un pochettino, ma funziona. La stessa cosa se provo ad andare a sinistra o provo ad andare a destra. Niente, lui sembra abbastanza stabile nonostante il vento. Io direi di fare una prova, di mandarlo un pochettino più su. Vedete, intanto proverei la manovrabilità. Ecco, vedete, lui comunque sia ha un movimento molto dolce. Non so se ricordate il Bugs 2W, perché ricorda nei movimenti e nei modi veramente il Bugs 2W. Nel frattempo lo schermo mi ricorda comunque che abbiamo la carica della batteria al 77% e abbiamo 16 satelliti, davvero non male. Provo a filmare questa persona che passa. Vedete? Adesso provo ad alzare di quota. Io proverei ad allontanarmi un pochettino per vedere lui come si comporta. Possiamo anche alzare un pochino la camera. Ecco le immagini. Le immagini sono proprio come immaginavo, lasciano davvero a desiderare. Vedete ragazzi, guardate che, scherzando e ridendo, vedete che sono a 500 metri di distanza e lui ha ancora un ottimo segnale, nonostante appunto questa distanza abbastanza elevata, solo 15 metri di altezza e sono a 509 metri di distanza. Sono in campo aperto, come vedete il drone non si vede più, ma come vedete il video che dovrebbe avere la stabilizzazione elettronica, direi lasciamo fare. Proverei a scattare una foto, anche se verrà tutta storta, chiaramente la foto funziona, le scarica direttamente sull'applicazione. Io ragazzi, sapete cosa voglio fare? Io vorrei provare un ritorno a casa automatico, così concludiamo tenendo premuto il pulsante del ritorno a casa automatico. Vediamo cosa succede. Ecco, voi non lo vedete, ma il drone si alza di quota e inizia a tornare a casa. Si è alzato a 21 metri di altezza, molto buono. Quindi esattamente ragazzi, diciamo che sembra proprio un Bugs 2W, perché lui si è alzato fino a 20 metri di quota. Quindi se siamo sotto i 20 metri lui si alza a 20 metri, se invece siamo superiore, mettiamo adesso a 30 metri, lui non fa altro invece che rimanere a quell'altezza e poi se ne torna a casa. Allora, abbiamo visto il drone partire da qua, vedete? E il drone sta atterrando, io direi, con almeno 4-5 metri abbondanti, ma spero, come tutti i droni,
anche durante il ritorno a casa, noi possiamo comunque controllare il drone, sì, lo possiamo fare, e quindi noi lo correggiamo, ecco, lo correggiamo un tantino, e comunque eccolo, lui sta tornando e adesso se ne fa il suo atterraggio e disarma i motori. Ragazzi, non è male, non è male, effettivamente non è affatto male. Come vi dicevo, vorrei provare per farvi vedere anche, vedete che lui ha 15 satelliti, ma io l'ho messo in modalità dentro casa, per farvi vedere che si può anche fare in questa maniera. Lui chiaramente in questo momento se ne andrà col vento, che è una cosa fantastica, e infatti adesso lo sto correggendo io, altrimenti se ne andrebbe per cavoli suoi. Vedete ragazzi, il vento non è neanche poco, vedete? Però, ecco, ve lo voglio far vedere così, ecco, lo lascio. Ragazzi, nonostante è in volo automatico, lui, questo mi sta stupendo, nonostante è in volo completamente manuale, scusatemi, in questo momento lui si sta mantenendo la posizione come fanno i DJI. Ragazzi, vi assicuro, c'è parecchio vento in questo momento solamente con l'uso della WPU. Questo mi sta stupendo davvero. Comunque io lo voglio passare in GPS, vedete, sono in manuale ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, il Bugs se ne andava completamente, lui invece ha la WPU e quindi rimane stabile. Adesso inserisco il GPS, ecco vedete lampeggia anche la luce verde dietro più velocemente, quindi adesso è in GPS con 15 satelliti. Ragazzi, questa cosa mi ha lasciato spiazzato, anche in manuale, sono su dei sassolini, fra l'altro nulla di particolare, sono su una strada, ecco vedete, voglio spostarmi un po' per riprovare il manuale, ecco vedete, lui si muove un po' di più, ci sono folate di vento, le sentite? Si sta spostando un pochettino, ma sembra quasi un drone che sta volando quasi in GPS, un drone discreto in GPS, e invece lui è in manuale, eccolo qua ragazzi, vedete? Lo rimetto in GPS. Cosa dire ragazzi? Mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso. Veramente mi sta piacendo. Va bene, dai ragazzi, credo di aver fatto tutto. Ci sono poi una serie di funzioni automatiche, il volo in waypoint, sta roba, ma io la lascerei perdere. Facciamo un atterraggio automatico, sempre tenendo premuto questo pulsante. Lui chiaramente se ne atterra lì dove si trova se si tiene premuto quel pulsante. Ed eccolo qua. Lo spengiamo. Vedete ragazzi, conclusioni molto rapide. Devo dire che mi ha sorpreso per la qualità di volo, ma soprattutto per la precisione di volo e la stabilità in volo. C'è un vento abbastanza sostenuto ed anche in manuale, grazie alla WPU qua sotto, benché sia veramente molto piccola, si è comportato veramente molto molto bene. Un dronino per principianti veramente ottimo, con un sensore anticollisione del quale non mi fiderei più di tanto, ma sembra funzionare e anche abbastanza bene. Vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine, un caro abbraccio, Walter su Italy Adventure.